il tempo non è per la rottamella quale, ma vabbè. Vabbè, namo. Adesso andiamo lì al bordo, pizzo. Cavio, scese le biciclette, manca Paolo, ci abbiamo appuntamento qua con Paolo. Ecco lì, quella è la Tiburtina. Sotto lì c'è Carsoli, ora andiamo a vedere. Fa freddo? Guarda che sono sei bardato! Oh, affreddoloso! Guarda qua! Affreddoloso! Guarda come sta bardato! C'ho pure le manie corte un altro po', ma fammi! Ma non fammi ride! Non mi fa ride! Sei graffiato un po' la macchina! Partimo, andiamo! Pietra secca! Che più secca non se può! Eccola l'autostrada, guarda cacchio! Viadotto autostradale! Eccolo lì sotto, per Roma, il soldato con il bambino, monumento ai caduti di tutte le guerre di Pietra Secca! Guardalo come fa il fighetto! Mi piace, sì che mi piace, è l'ambiente mio. Che portoncini. Andiamo. Io voglio andare a vedere, guarda quel signore porta una pianta intera. Dentro Pietra Secca, guarda che la pianta, salve, ma qua tosta, ma già la miseria, il cambio, in quel di Pietra Secca. Là c'è un bel vedere là sopra. La pietra secca. Siamo proprio nella roccia. Là c'è un bel vedere là sopra. Passiamo qua, giriamo. Saliamo di qua, oh! Andiamo su quel bel vedere. Guarda che passaggio. Sembra tipo le meteore in Grecia. Eccola. Oh, qua siete la Tiburtina e l'autostrada. Il viadotto. Possiamo andare ancora un po'. Diventa lunghissimo. Cadio, che ti riprendo, non lo so se ti riprendo. No, arriviamo su quel bel vedere di là, dai. Ma dove sta? Dove sta Paolo? Ah, sta partendo adesso da Roma. No, non dire che ci andiamo. Ma volete qua se si vedeva qualcosa? No, tutte le case, queste sono le case che si vedono da sotto. L'autostrada, là ci sta un buco però, guarda, dritto là, sta se c'è da faccia, guarda, ma sta là in fondo il viadotto, i romani che vengono, lì è dove abbiamo lasciato le macchine, lì ci sono le macchine, bicicletta a mano qua chiaramente. Claudio si è sfuggito avanti, hai bucato sul selciato, hai bucato portando la bicicletta a mano, ha bucato. Io arrivo là dove c'è il belvedere. Vabbè, vai, che poi mette la bomboletta. L'hai agitata, vabbè che resta. Senti la... Senti. Vai. Ma la dovevi agitare di più però, eh.
corsa utilizzando la bomboletta autoripalante. Si gonfia? Ma non la sento che schizza. Non la so. Accida la mente ce l'hai là, no? Ma che esce? Vai, vai, quella entra pure. Tienici la mano. Vai, 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 vai. Si sta gonfiando. Si sta gonfiando. Ai, ai. Ma che buco lei? Ecco, guarda il buco. E ce la schiena dal buco. Vai, vai, basta, falla girare. Togliela subito e falla girare. Togliela e falla girare. Sopra a pietra secca, eh? Basta, va, la fai girare e poi la devi, poi la gonfi. Togli la bomboletta. Guarda, si sporca le manine, Claudio, si sporca le manine. Chiudi e fai girare la ruota. Aspetta che venga a reggere la bicicletta. Oh, state a reggere là che io vado a vedere il panorama. Io vado a vedere il panorama in bicicletta. Eccoci sul belvedere di Pietrasecca. Ho detto io che c'era un belvedere. No, no, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Eccolo qua. Eccolo qua. Vedono tutti i paesi, c'è la Santo Stefano, guarda, qui da quell'altra parte. Da quelle parti c'è il lago del Turano. Quella lì in fondo è la piana del Cavaliere, quella lì in fondo è la piana del Cavaliere. Guarda che traffico. Altri ciclisti! Stradisti, ciclisti stradisti. Stradisti. E ci sono arrivato sopra il monte di Pietrasecca, ci siamo arrivati. Rimanenze della chiesa più alta del paese, questo, no, no, vabbè, c'è pure la più alta. Però qua c'era una chiesa che è stata abbandonata. Claudio, vieni qua, scendiamo qua. Vai, vai. Avventurati, passa, passa, passa. Passa, passa, eh. Pa, vedi quando prima metà che ti riprendevano. Qua no. C'era una chiesa sconsacrata, se hanno rifatto il campanile. La chiesa più vecchia andava. Ma soprattutto sono al scende. A mano? A mano? Là sotto, poi se li incontra sicuramente a qualche strada che arriva. No, mi sa di sì. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Se ce l'ho la camionata di Pietrasecca, guarda qua, prima stavamo laggiù. Queste sono le case che si vedono quando, perché è bellissimo, poi qualche volta faccio la ripresa dall'autostrada. Dove vai? Claudiuccio, aspetta che ti avvicino. A Bianchino, una casa dentro l'altra, una dentro l'altra, attenta che si rompe, guarda che si rompe. Ma Paolo che ha detto quando arriva? Pesa la mia. Pesano, se quattro seppette? Dai, scendiamo qua giù, dai, sicuramente... Vai, a piedi, scendi da quella bicicletta e cala, perché qua non sai dove ti fermi. E questo è il mountain biking, mountain biking, beh, con quelle da freeride o da cosa, da discesa ci scendi qua. Marcate una sull'altra proprio le case, sulla roccia, roccia casa, casa roccia, roccia. Quella è una nuova, che hai fatto? Sei riparato? Era una vecchia foratura. Ah, e allora già c'era. Vedi che si è allargata un po'. Vai che scendiamo da quest'altro lato. In fondo. Però con la mano non ci posso andare. Sono tutte scale. Non posso andare. Sono tutte scale. Non si vede niente? Vabbè, fammici arrivare.
E noi ce lo rifacciamo a salì, così te se costa pure la gomma. Scale su scale, scale, scale. Scale su scale. Qua lascio la bici. Il punto estremo, però il punto estremo, guarda, se quanto qua escono quelle piante, tra un po' sarà una meraviglia. Guarda che da qua si vede. Eccoci sul punto estremo del paese sulla pietra secca. Guarda che sprofondo. Guarda che traffico che c'è. Che bello. Sull'autostrada. Mamma mia, spettacolo. Questa è un tipo un'orchidea. Guardala come si sta aprendo. Guardala. È appassita. Ah, veramente è appassita. Io l'ho presa a rovescio. Guarda che a rovescio va bene. Oh, guarda, guarda che simpatico il carrettino. La fantasia. Guarda che bello scorcio. Ma mi chiude, va. Ma che sei, un pinguino? Questo è. Ah, pinguino! C'ha il culo bianco, Claudio. Per poter evitare a venire con qualche piccolo mezzo, per evitare tutte le scale, perché è tutta una scala, come si può ben immaginare e vedere. A scendere è bene, ma a salire... Lì sopra. Vai, Claudio! Prima stavamo là sopra. Che fai, parti? Stavamo là sopra prima. Ah, il nome di San Benedetto, tipico, i nomi strani a San Benedetto sono. Attaccata alla roccia, proprio nella roccia qua. Come Casalda? Ecco qua. Oh, guarda i nomi strani. Zenaide, Zenaide. Che dicevi che si chiama vicolo della... Guarda, la roccia sta qua, le case stanno qua. Cotarda, via Cotarda. In fondo è il velino. Cacchio. Cacchio, che spettacolo. Oh. Aspetta che vengo a cavallo. Senti i freni? Via scende, via scende, via scende, se scende sì, via scende, c'è la chiesa, là, il Duomo di Pietrasecca, il Duomo di Pietrasecca, prima qua non ci siamo passati, ah vabbè, siamo di dietro, il Duomo di Pietrasecca, questa è la cattedrale di Pietrasecca, no? Giusto? Bellissimo. Ah, guardala che bella pianta, che bella casa. No, faccio le riprese perché è troppo particolare. Siamo arrivati al limitare. Sì. Sì. Vena Cionca, Vena Cionca. Due. Come si chiamano gli abitanti di Pietrasecca? Sulla strada. Sulla strada è mezzo arco, mezzo, non si capisce, una torre che si sale, chissà che era il periodo medievale. Voglio la fontana di Pietrasecca, una delle fontane che stanno prima, l'acqua zero quasi, anzi zero, mi volevo abbeverare, ma niente da fare, guarda che bello là. Le finestre del paese, eccola. Adesso questa fontana dovrebbe uscire l'acqua. Che ha detto? Claudio!
È che non vedo, mannaggia, così. E sta finendo il casello. Dove sta il casello? Dove? Qua? A Roma, ancora il casello. E quando arriva? Sì, mezz'ora. Io non vedo se qua ci vedo. Uffo. Un paese vuole dire non essere soli. Sapete che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. 0807 G C Pavese, C Pavese.